Il Presidente della Regione Spirlì ha firmato nell'ambito delle misure di contrasto alla Covid l'ordinanza numero 27 che dispone l'istituzione di zone rosse nei comuni di Mandatoriccio, Tortora e San Sostin in provincia di Cosenza e Delia Nuova in provincia di Reggio Calabria. L'ordinanza entra in vigore dalle ore 5 del 20 aprile fino a tutto il 30 aprile. I nuovi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati 156. I casi confermati oggi sono così suddivisi per provincia: Cosenza 23, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 120. I deceduti sono 12. In occasione del 25 aprile e del 1 maggio, le segreterie regionali unitarie calabresi che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori del commercio e della grande distribuzione organizzata hanno proclamato lo sciopero del settore per l'intera giornata. È quanto si afferma in un comunicato congiunto di Filcams, CGIL, Fisascat, CISL e Will Tux della Calabria. Come già successo per le festività di Pasqua, l'indifferenza della regione, delle istituzioni, dei sindaci che non hanno voluto ordinare la chiusura delle attività commerciali nei festivi, è detto nel comunicato. Il sindacato ha risposto con lo sciopero come strumento di lotta e di difesa delle dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Se l'indignazione fosse un fiume, quello relativo alla situazione sanitaria in Calabria sarebbe da anni drammaticamente esondato, così Ornella Cuzzupi, segretario confederale dell'Unione Generale del Lavoro della Calabria, sulla situazione della sanità regionale. La situazione del sistema sanitario calabrese, prosegue Cuzzupi, è una tragica parodia di quello che dovrebbe essere in un paese civile. Gli sforzi messi in atto dal personale medico e paramedico presente non possono porre rimedio a circostanze che hanno bisogno di interventi non più rinviabili. Ci troviamo al cospetto di circostanze insostenibili e gravissime. Al popolo calabrese deve essere riconosciuto il diritto alla vita e la possibilità di curarsi. Non è concepibile assistere a scene che inficiano persino l'idea del diritto ad una sanità giusta e valida. Per Cuzzupi occorre prendere atto, anche in considerazione degli eventi pandemici, che non c'è tempo da perdere. La campagna vaccinale in Calabria continua nel segno della grande collaborazione con i ministeri dell'Interno e della Difesa, che ci stanno dando una grande mano di aiuto. Lo ha detto il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, che ha visitato il centro vaccinale di Reggio Calabria, allestito nei locali del reparto mobile della Polizia di Stato. Il centro è stato istituito grazie alla collaborazione tra l'ASP e la Questura di Reggio. A Reggio Calabria, ha proseguito il Presidente, la polizia ha allestito un ottimo centro vaccinale. Ho avuto modo di incontrare tanti anziani e di percepire la loro tranquillità. Con la grande collaborazione che abbiamo chiesto sia al Ministero degli Interni, alla Polizia, sia al Ministero della Difesa e quindi all'Esercito. E questa è la cosa importante. In questo momento bisogna fidarsi dei buoni amici e la campagna vaccinale e i calabresi E la campagna vaccinale dei calabresi aveva bisogno dell'aiuto dei buoni amici. Quando si ha bisogno bisogna saper chiedere aiuto e noi l'abbiamo chiesto proprio con determinazione sia alla difesa che agli interni e quindi esercito e polizia assieme ai carabinieri ci stanno dando una grande mano d'aiuto. Siamo qui oggi appunto gli amici della polizia che hanno allestito un ottimo centro vaccinale. Ho avuto modo di incontrare gli anziani e di sentire proprio la loro tranquillità, perché la cosa più importante non è solo il momento della vaccinazione, ma è proprio quello dell'accompagnamento consapevole alla vaccinazione. La gente deve sapere cosa sta andando a fare e per quale motivo. In questo modo noi avremo sempre di più aderenza a questa campagna vaccinale che in un territorio difficile come il nostro finalmente ha preso l'avvio. Nel lab vaccinale allestito all'Ente Fiera nel quartiere Lido di Catanzaro, in una settimana di attività, sono state inviate dal centro prenotazione che gestisce la piattaforma 2.921 utenti e se ne sono presentate 2.715 per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, unico presente nel lab.
Di queste, solo il 13,9% è risultato non idoneo per l'immunoprofilassi dopo valutazione anamnestica da parte del personale medico specializzato afferente alla Croce Rossa italiana, mentre è stata riscontrata una percentuale del solo 5% di utenti che hanno rinunciato per varie ragioni alla somministrazione del vaccino. Lo rendono noti in un comunicato l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e la Croce Rossa. La struttura è stata aperta dopo la convenzione siglata tra il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria e la Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Calabria, in partnership operativa con l'ASPE e strutturale con il Comune di Catanzaro. TAR, cittadella regionale, TAR sia Quirinale con l'appello al presidente Mattarella e adesso la prefettura di Cosenza. Non si ferma la protesta del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, per denunciare la drammatica situazione che vive la nostra Calabria e in particolare la città e provincia di Cosenza, letteralmente assediate, flagellate, travolte dalla violenta e devastante terza ondata pandemica. Anche ieri, domenica, 500 contagi e 6 morti. Sabato pomeriggio Corbelli ha scelto un altro luogo significativo, la prefettura di Cosenza, palazzo simbolo della presenza dello Stato nella città Abruzia e nella provincia cosentina, per fare una nuova denuncia e promuovere la nuova protesta, messa in un breve video di pochi minuti sulla pagina Facebook di Diritti Civili. Sono qui davanti a questo luogo simbolo, dopo essere stato davanti al TAR, alla regione, nel luogo a me tanto caro di Tarsia, oggi qui davanti alla prefettura di Cosenza, per denunciare con forza, con rispetto ma con grande forza, che la Calabria è stata abbandonata, che la città di Cosenza, la provincia sono stati abbandonati al loro tragico destino, per chiedere dov'è lo Stato, dove sono le istituzioni, dov'è il governo, dov'è il Presidente della Repubblica rispetto a quelle immagini drammatiche di quell'ospedale dell'Annunziata collassato, quelle file delle ambulanze, i pazienti in attesa che muoiono prima di poter essere ricoverati. Ecco, sta accadendo questo nella nostra città, nella provincia, letteralmente assediata, martoriata e flagellata da questo maledetto virus. E sembra che non succeda nulla, nessuno interviene. La Calabria ignorata, dimenticata, abbandonata, ripeto, al suo tragico destino. E qui oggi la mia protesta vuole essere la voce forte del popolo calabrese per chiedere rispetto. Non vogliamo certo commiserazione e pietà, vogliamo rispetto dei nostri diritti e li pretendiamo dallo Stato. E oggi ho scelto questo luogo simbolo, la prefettura, quale presenza dello Stato nella nostra città. Cosenza, la Calabria, non possono essere ignorati e non possono essere abbandonati. Che si intervenga, prima che sia troppo tardi. Sono in arrivo 1.400.000 euro per i vitivinicoltori calabresi, lo annuncia la Regione. A un mese dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è stata formalizzata anche la graduatoria definitiva della misura investimenti dell'OCM Vino, valida per la campagna 2020-2021. Terminata la fase di riesame, sono risultate 47 domande ammesse a finanziamento. L'importo complessivo erogabile è pari a 1.384.582 euro. Non condividiamo il metodo imposto dal MIPAF per la ripartizione dei fondi FEASR assegnati all'Italia per gli anni 2021-2022. In questa nuova ripartizione, infatti, la Calabria vede una riduzione delle risorse finanziarie del PSR per gli anni 2021-2022 di oltre 29 milioni di euro. Lo afferma il presidente del Copagri Calabria, Francesco Macri, ricordando e scritto in una nota che proprio su questo tema ben sei regioni italiane, fra cui la Calabria, hanno scritto al MIPAF per chiedere un incontro urgente. Si allunga la lista degli indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica per i brogli elettorali nelle elezioni dello scorso settembre per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Nell'elenco dei destinatari del provvedimento, oltre all'ex consigliere del PD Antonino Castorina, ristretto ai domiciliari, figurano adesso anche due candidati a consigliere nello schieramento di centrodestra, Luigi D'Attola di Fratelli d'Italia e Giuseppe Eraclini di Forza Italia, oltre a Paola Serranò del PD, ex consigliere non candidatasi a settembre 2020.
Ferranti e Giuseppe Cuzzocrea, candidati in una lista civica in appoggio del sindaco Falcomatà. L'inchiesta della Procura della Repubblica dunque lievita, nella tornata elettorale del settembre 2020, il candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomatà vinse con largo margine sul candidato di centrodestra Antonino Minicucci, ma già nel corso dei controlli della Commissione Elettorale Centrale, presieduta dal magistrato Giuseppe Campagna, erano state riscontrate anomalie in alcuni seggi elettorali, tanto da spingere il magistrato a segnalare la questione alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio di Isabella Internò, accusata dell'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza, Donato Denis Bergamini, morto il 18 novembre 1989, sulla statale 106 all'altezza di Roseto Capospulico. L'udienza davanti alla GUP è stata fissata per il 2 settembre prossimo. La Internò è accusata di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dunque, Isabella Internò avrebbe, in concorso con altre persone rimaste ignote, narcotizzato Bergamini, poi asfissiato meccanicamente con uno strumento soft e quindi adagiato, già morto, sulla statale allo scopo di farlo investire da uno dei mezzi in transito. E sulla strada, è scritto nel capo di imputazione, effettivamente veniva investito da un autocarro condotto da Raffaele Pisano. Quest'ultimo era stato giudicato e assolto in passato dall'accusa di omicidio colposo. Gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno arrestato Francesco Patitucci, 60 anni, eseguendo la misura cautelare emessa dalla Corte di Assise di Cosenza su richiesta della DDA di Catanzaro. Patitucci, 3 giorni fa, è stato condannato all'ergastolo dai magistrati dell'Assise perché ritenuto responsabile degli omicidi di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti, avvenuto nel 1986 nel Cosentino. Lenti e Gigliotti furono attirati in una trappola. Le uccisioni sarebbero probabilmente dovute a dissidi interni al clan Pino Sena. Per gli omicidi furono indagati Franco Pino, Francesco Patitucci, Gianfranco Bruno e Gianfranco Ruà, tutti elementi di spicco dell'andrangheta cosentina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito un decreto d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che dispone il sequestro preventivo d'urgenza del ponte di Pilate a Melito Porto Salvo. Si tratta di un viadotto ad arco lungo oltre 100 metri e composto da 3 arcate che consente di attraversare la fiumara Tuccio nel comune Ionico. La struttura sarebbe a rischio di crollo. Il provvedimento è scaturito da indagini delle Fiamme Gialle in materia di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'incolumità pubblica, durante le quali sarebbe stata accertata una grave situazione di rischio in cui versa il viadotto, nonostante i recenti lavori di ristrutturazione cui è stata sottoposta nel 2020. I sopralluoghi svolti negli ultimi giorni dagli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Gerardo Dominianni, avrebbero consentito di accertare una condizione precaria del viadotto, soprattutto nella sua parte inferiore, dove i ferri dell'armatura della struttura sono arrugginiti e corrosi. La Sila Cosentina e quella catanzarese sono nuovamente coperte da una spessa coltre di neve che ha fatto capolino anche nelle zone sopra i 1000 metri. La primavera dunque tarda ad arrivare in Calabria, dove si registrano temperature molto rigide vicino allo zero nelle zone di montagna, ma molto basse per la stagione anche nel resto della regione. Al momento sono stati evidenziati pochi disagi alla circolazione stradale, considerato che il meteo aveva previsto l'ondata di maltempo ed erano state attuate tutte le azioni necessarie. Qualche disagio solo sulla viabilità interna. Nelle altre zone della Calabria si segnalano raffiche di vento e pioggia, a conferma di una lunga coda dell'inverno che tarda a lasciare il sud Italia. Nel corso della settimana però le previsioni indicano un miglioramento. In base alle disposizioni secondo cui è consentito svolgere attività sportiva anche amatoriale o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, da lunedì 19 aprile è stata allestita nel porticato antistante l'ingresso di una palestra un'area fitness attrezzata con panche con bilancieri per pettorali, panca orizzontale, alta e declinata, panche regolabili, panca squat, bilancieri, manubri, power rack e supporti squats. Nel massimo rispetto di quelle che sono le norme vigenti e le indicazioni governative di protocolli di prevenzione da contagio Covid-19 si potranno svolgere allenamenti individuali, previa prenotazione. Ai nostri microfoni Marcello Sabatino ed Ivano Rotundo dell'SD che gestisce la palestra. Questa apertura da parte vostra è un gesto simbolico ma anche di protesta perché insomma vi sentite una categoria completamente abbandonata a voi stessi. È sicuramente un gesto di sopravvivenza, se poi può anche avere delle,
delle sfaccettature di una piccola protesta, questo ben venga, nel senso che bisogna far capire che siamo in una condizione veramente di crisi profonda e che il governo non può abbandonare in maniera così totale e con questo disinteresse il mondo sportivo e soprattutto quello dell'ASD, delle associazioni sportive dilettantistiche. Quindi sicuramente è un gesto di pura sopravvivenza. Questa funge come area attrezzata, così come si possono trovare queste aree nei parchi pubblici, nelle ville comunali, è un'area attrezzata che noi mettiamo a disposizione naturalmente per attività individuali. La differenza che noi tentiamo di portare avanti è che mentre nei parchi gli ingressi non sono contingentati, qui lo sono. Mentre nei parchi non c'è una lista, un elenco delle persone che arrivano, entrano in quest'area attrezzata, in quest'area fitness, qui abbiamo una lista. Noi prendiamo la temperatura, cosa che nei parchi non si fa, e mettiamo a disposizione dei sanificatori, dei disinfettanti per gli attrezzi, che nei parchi, nei centri, diciamo, comune, delle aree comuni non sono presenti. Abbiamo per il momento formato 3 turni, perché i turni servono apposta per contingentare gli ingressi, per evitare che questo assembramento, questo affollamento si venga a creare in questo spazio, che comunque non è piccolo, perché sono quasi 150 metri, quindi gli spazi sono adatti per poter svolgere dell'attività sportiva. Era forse la giornata cruciale del campionato in chiave playoff in Serie C raggruppamento Sud. Si giocavano 3 gare fondamentali per il futuro: Catanzaro-Catania, Casertana-Juve-Stabia e Bari-Palermo. La squadra giallorossa calabrese, ancora in emergenza a causa dei contagi Covid e priva di 7 uomini, puntava in primis a tagliare il Catania dalla lotta al quarto posto e contestualmente a sferrare l'attacco al terzo posto. Gli obiettivi sono stati tutti centrati. Il Catanzaro, ancora una volta implacabile in casa, supera nettamente il Catania e scavalca il Bari, fermato al San Nicola dal Palermo, e mette le mani, questa volta forse definitivamente, sul terzo posto. La sensazione è che i giochi in vetta siano fatti. Mancano 2 giornate al termine, ma il Catanzaro deve recuperare mercoledì. La gara di Castellammare di Stabia, valevole per la 35esima giornata. Lo scontro diretto tra Catanzaro e Catania è stato molto vivace e ha vissuto di spunti e momenti interessanti. Molto intenso il primo tempo, con ritmo incessante le contendenti sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi. Catania migliora nel possesso e nel giropalla, ma di conclusioni verso la porta di Gennaro poche se non pochissime. L'ex Russotto è il più ispirato, dai suoi piedi nasce qualunque trama rossa-azzurra, anche Reginaldo fa il suo, ma gli ospiti arrivano ai 16 metri ma poi non hanno più profondità, con l'altro ex di piazza avulso dal gioco, prevedibile e privo di guizzi. Cosicché il Catanzaro osserva l'avversario, soffre, lotta ma rischia complessivamente poco e controlla. E nella ripresa, come spesso accade, alla formazione di Calabro sferra i colpi letali. Alla mezz'ora il primo gol, solita sventagliata efficace di Martinelli a scavalcare il centrocampo. Di Massimo raccoglie lo spiovente, controlla a seguire e fulmina Martinez in uscita disperata, 1-0. Alla 41esimo la rete del 2-0 che chiude le ostilità. Il nuovo entrato evacuo smarca Baldassin, che entra in area etnea, salta un uomo e castiga con il destro ancora Martinez. La rete chiude la gara, il Catania non ha forze neppure per accennare una timida reazione. Terzo posto raggiunto dal Catanzaro grazie anche al pari interno del deludente Bari con il Palermo. Ora ci sono 3 gare per difenderlo e consolidarlo e poi giocarsi tutto ai playoff. Seconda giornata nel mini torneo del campionato regionale di eccellenza ripartito domenica scorsa. Prima vittoria della Vigor Lamezia di Jorge Vargas, che supera un coriaceo soriano al Guido d'Ippolito. Una rete per tempo per i biancoverdi al 10° con Nicola Russo, al 38° della ripresa con un missile di Vitolo. Poco prima la Vigor aveva sprecato anche un calcio di rigore con Abercon, sulla cui conclusione vola il portiere sorianese Nania ad intuire direzione e tiro, tenendo i suoi in partita. Ma dopo la rete di Vitolo il soriano deve arrendersi ad una Vigor di caratura superiore, che avrebbe potuto arrotondare ulteriormente il punteggio con le occasioni di Lugo Martinez e Foderaro. Dall'altra parte bene la punta dei Zai, ma troppo isolata. Domenica la Vigor ci riproverà nel derby a San Biase contro i giallorossi Maidomi e bravi a raggiungere il Locri allo scadere sul 2-2. Il tignoso Serzale strappa un punto prezioso a Scalea, mentre la Reggio Med batte la Palmese nel derby con sigillo di Stefanazzi. E vola solitaria in vetta a punteggio pieno.